Buon pomeriggio amici di Tutto Calcio Mercato 24, io sono Pep Currado e siamo qui ad analizzare la partita della Juventus. Pareggio a Firenze 1-1, un ottimo pareggio per la Juve che meritava sicuramente meno di quanto ha avuto perché è una partita brutta, di nuovo, da parte della Juventus, pareggiata perché la Fiorentina non ha sfruttato nessuno spazio. È stata inconcludente la Fiorentina, ha fatto pochi tiri in porta, qualcuno da lontano, però per la mole di gioco che ha prodotto ha ricevuto poco, diciamo. La Juve invece ha giocato male, c'è un problema fisico anche, oltre che non c'è un'impronta di gioco, che ancora ad oggi non si trova. Si attacca, diciamo, alle sue colonne, Danilo, Bremer che fanno un partitone, Paredes che debutta. Si vede già qualcosina, però non tanto che ti cambia la partita. E poi ottimo Milik che segna il gol di rapina, il gol del classico attaccante. Però ci sono tante cose che non vanno, mancano i cambi, e questo è nessuno può dire il contrario perché esce Di Maria, entra De Sciglio. Vlahovic non lo puoi inserire subito perché magari lo tieni, magari non lo inserisci subito perché magari lo tieni, però poi lo devi inserire. Quindi io ho visto una partita brutta da parte della Juve, gestita male anche da Allegri. C'è da dire quando sbaglia, dobbiamo dirlo, quindi gestita anche male da Allegri. Andiamo con le pagelle, dopo questa valutazione della partita, e vediamo se siete d'accordo con me. Voglio sapere cosa ne pensate delle pagelle. Raperin, voto 7,5. Pare il rigore, mantiene a galla la Juve su Jovic, rigore tirato bene poi, però è stato lui bravo a buttarla sul palo e poi parato su Amrabat nel secondo tempo, bravo, bravo Matteo Perin. Poi Cuadrado, c'è da dire tante cose su Cuadrado, io come pagella do un 5,5, però è a terra, si vede che fisicamente non c'è, non riesce a saltare l'uomo, non è fresco. Secondo me ha bisogno di riposo, però non c'è il sostituto, perché De Sciglio non ti dà la solidità e non ti salta l'uomo come lo fa Cuadrado. Bremer e Danilo, entrambi 7,5, partita pazzesca dei brasiliani. Io fossi nel Brasile farei questa difesa centrale perché è insuperabile, infatti si è visto dagli attaccanti, non hanno fatto un'azione per via centrale. Alexandro, voto 6, non ha fatto danni, diciamo. Certo, non ti esprime nulla in questo momento, però è questo. Abbiamo questo e questo ci teniamo. Il centrocampo, nota dolente, diciamo, perché Locatelli su 4 partite, 5 partite che abbiamo fatto, Locatelli è stato sempre il peggiore, tranne nella prima, nelle altre, infatti se guardo le pagelle è stato sempre il peggiore. Voto 4,5. Spero sia la forma il problema. Spero davvero sia la forma fisica. Paredes, voto 6. Ha fatto la sua partita. Ottimo debutto. È arrivato ieri, l'altro ieri. Quindi non mi aspettavo di più. Anzi, ha tenuto 90 minuti. McKennie, voto 5. È fuori forma. Non c'è po poco da dire. È fuori forma. Ha giocato 90 minuti. Non so nemmeno io come. È fuori forma e deve assolutamente riprendersi. Non può tenere questi ritmi. Assolutamente impresentabile in campo. Peggio di Locatelli, anche se prende un voto, un mezzo voto in più perché ha fatto qualcosina in più. Di Maria voto 5, bisogna criticare il Fideo quando sbaglia, il gol in ripartenza è colpa sua, perché si è fatto superare da quella palla e lì poi prendi un gol in contropiede sul calcio d'angolo, quindi non va bene. Troviamo la giustificazione che è tornato all'infortunio, qualche problemino, quindi. Kostic, voto 5, anche lui inconcludente. Io non so, non me lo ricordavo così Kostic. Spero sia un problema anche per lui fisico e che debba entrare ancora nei meccanismi della Juve perché adesso le partite stanno andando, dico, deve riprendersi un pochino. Milik, voto 6,5, si muove da attaccante, la palla gli arriva, gol, quindi poco da dire. Poi i cambi, cambi, poi mentre do Bonucci gli diamo un 6, sicurezza, tranquillità, non si scompone più di tanto. E da quando entra lui non subiamo più niente, non abbiamo più subito, perché alla fine poi loro non hanno fatto nulla, erano stanchi pure loro, naturalmente hanno corso 93 minuti. Poi voto a De Sciglio 5,
Io non so come la Juventus ha rinnovato il contratto a questo ragazzo, con tutto il bene che uno gli può volere, però in due contropiedi è tornato indietro, cioè non si può giocare così, assolutamente. Fagioli senza voto, non abbiamo visto nulla di Fagioli, spero di rivederlo nelle prossime partite. Miretti, voto 6, è entrato, non ha inciso, ma non mi aspetto che un ragazzo di 19 anni entri e incida Fiorentina-Juventus, assolutamente. Poi l'ingresso di Ken, purtroppo Ken, non lo so, è un giocatore snaturato secondo me, anche da Allegri in questo momento. Non gli trovano una posizione, anche lui non si fa trovare pronto, quindi spero si riprenda, ma non ho molte speranze su Ken. Comunque partita così della Juve, un altro punto, ti porta un punto a casa, che poi dipende da quale lato lo vedi, ne sono due persi o uno che hai preso, quindi vediamo. Prossima partita c'è Juventus, Paris Saint-Germain, anzi Paris Saint-Germain-Juventus, si vola in Francia il 6, quindi ci rivediamo il 6 settembre, dopo Paris Saint-Germain-Juventus speriamo di rivedere una Juve molto meglio. Amici di tutto Calciomercato 24, ci risentiamo con Paris Saint-Germain-Juventus.